Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Andiamo a vedere, a analizzare quelle che sono le corse di galoppo presenti per sabato 18 gennaio. Sono due belle condizionate, suddivise per età, una per i 3 anni, l'altra per i 4 anni e oltre, una legata alla terza, l'altra alla quinta competizione, e chiuderà la sesta corsa il premio Ortigia con una corsa tris, quartè, quintè che lascia spazio naturalmente per ben tanti soggetti frequentanti. Numeroso il campo partenti delle varie corse, partiamo dalla schermata della terza corsa, il premio Santuario Madonna delle Lacrime. Vi dicevo, una condizionata da 11.000 euro, sarà riservata a cavalli di 3 anni che viaggeranno sul doppio chilometro di pista piccola. Apre Beautiful Grey con il numero 1, prova il doppio chilometro, ha ben frequentato con il quarto posto l'handicap principale C l'11 di gennaio. Debutta invece City Red Girl, secondo posto in un doppio chilometro incondizionata per Dream Filly, che la fa diventare una delle papabili alla vittoria insieme con la buona linea di Fiore Rosa, positiva e di mezzi. Meglio crederci, la prima in mezzo al gruppo dei partecipanti deve migliorare, deludente ci riprende. Prova My Big Gift, ancora Notte d'amore che deve ancora dimostrare, e poi c'è questa novità che viene dall'estero, non corre da ottobre, il numero 8 dello schieramento, comunque fa questa distanza del doppio chilometro. E adesso sentiamoci le interviste, partiamo con Erasmo Lopipero che presenta la novità, il numero 8 dello schieramento, e Salvatore Gianni, il mister, invece presenta Meglio crederci e Beautiful Grey. Tu impegnato con Wallaby, chi è? Sì, è una cavalla che viene dall'estero, ha corso in Inghilterra, è la prima volta che affronta il tracciato, speriamo che lo affronta bene, ancora non è al top della condizione, però comincia a correre per prendere le qualifiche. Che campo partenti è? Cosa ti aspetti? Secondo me Dream Filly e Fiore Rosa sono un ottimo i cavalli da battere, sembrano superiori agli altri. Poi di quelli che si sono visti correre ultimamente c'è Beautiful Grey, che è il quarto handicap principale, è un cavallo che sta molto bene. Gli altri sono un po' tutti che rientrano, comunque che cercano la qualifica. Meglio crederci, rientra il cavallo, sta molto bene, la mattina lavora troppo bene e ci credo tanto. Beautiful Grey ha corso, stiamo provando ad allungare la distanza a 2000 metri, abbiamo corso prima con una curva, ora proviamo con due Si curve. può adattare? Sì, si adatterà benissimo. Chi sono quindi le valide alternative? Fiore Rosa ed Emer Fili. Perché Fiore Rossa è una cavalla che già si è piazzata a 2000 metri, ha fatto vedere che sa correre molto bene. E anche Demi Filli ha corso molto bene, anche lui. La quinta corsa adesso, premio Fontane Bianche, altra condizionata, stavolta riservata agli anziani. I cavalli di 4 anni oltre sono schierati sui 1200 metri della pista sabbia. Sono ben 8 i soggetti al via, sono 8 perché non corre Franziska Pink. Andiamo a guardarci un po' quello che è il campo partenti, aperto dal numero 1 di Coming Soon, che non raccoglie da inizio novembre. Naturalmente i mostri qui sono Dorkel, che perde imbattibilità nei confronti di Siculi, il numero 7 dello schieramento, che si è presentato subito con una bella carta di identità, subito vittoriosa e incondizionata appunto sul numero 2. Ancora Duke del Rose in forma, reduce da vittoria sui 1300 metri, piace Imperial States, subito di salito di categoria, ha dimostrato grandi potenzialità, non si è fatto intimorire. Possono provare a rubare piazza anche Tifor Tanco, che può contare anche su un minor peso rispetto all'ultima volta, benché alterno, e il numero 9 torna su Rien, subito piaciuto a Siracusa, poi delude ma accorcia. Andiamo a sentirci su questa quinta corsa alcune interviste. Partiamo con il signor Santo Fiammingo per la scuderia di Topazio Guerrieri, che appunto ci presenta Imperial State. Parliamo di Imperial States, che si è comportato benissimo. Si è comportato benissimo, però la corsa è difficilissima. Tutte le corse sono difficili. Dolke, Duc delle Rose, Siculi, Torna sul Rientro, Muldanove. Speriamo in un piazzamento. Innanzitutto scegliamo le tre almeno per fare una Secondo trio. me, Dolker sulla sabbia, poi Duc delle Rose ha vinto con 65 kg. Torna sul Rientro, cavalli Siculi, Muldanove, è una corsaccia. Però noi speriamo, il cavallo ce l'abbiamo buono e corriamo.
Il convegno di galoppo che aprirà sabato 18 dalle ore 15:20 in poi chiuderà alle ore 18 col premio Ortigia. È un handicap abbinato alla corsa nazionale Tris Quartè Quintè. 9.900 euro per cavalli di 4 anni oltre, questo è il montepremi, dovranno viaggiare sui 1.500 metri di pista piccola. Bello il campo partenti, sono ben 13 i soggetti al via. Apre col numero 1 Geraldine, benché pesante 63 kg, resta comunque il soggetto da battere. Lunga dopo soddisfacente piazza, il malandrino salito di classe, scusate, ha un po' sicuramente mancato qualche appuntamento, però è comunque un cavallo che può starci come Wild Acclaim sul terreno buono. L'ultima su 1.400 ha fatto una bella vittoria il 7 dicembre. Rientra Every Promise, positiva a Siracusa dopo dei corsi con buon riferimento. Resta valida alternativa con il numero 10 in linea. Stay strong, reduce da vittoria. Piace anche con Mon Black che gode di ottima salute, Natural Storm che è un vistoso progresso, Siciliano Bello che all'ultimo paga, questo deve migliorarsi ma ha grande potenzialità, Laguna Drive nelle retrovie nelle ultime corse è in mezzo al gruppo Quiet Grey, poi c'è Equator, attenzione perché sale ma con una forma acclamata da vittoria, su di lo al suo Osho che è appunto il numero 12 dello schieramento che restano positivi, Stenta invece è il numero 13 dello schieramento. Guardato il campo partenti affidiamo alle interviste, sentiamo Santo Fiammingo per la scuderia di Guerrieri, mentre Salvatore Gianni invece ci presenterà Quiet Grey. Bello, sta bene, solo anche qua, Gerardina, il malandrino, Wild Acclaim, tutte cose difficili. Il cavallo sta bene, speriamo in una piazza. E poi la sorpresa, io vedo Equator, che l'altra volta ha vinto bene, però Gerardina e Wild Acclaim, Anche con questo peso? anche con questo peso, Gerardina è una cavalla che fa le condizionate, dovrebbe correre bene. Wild Acclaim sta bene, l'ultima volta ha corso bene, proviamo a correre in questa corsa che è molto aperta a tutti. Una corsa che vi trova in metà perizia. Sì, come Gerardina, Malandrino, come un break, un duro storm, se c'erano bello, una drive, no, è aperta a tutti questa corsa. Non ce n'è uno che spicca sugli altri. Quello che spicca a me mi piace il mio, per te crei. Apertura del convegno di galoppo all'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa sabato 18 affidato al premio Solarino. È una vendere e scatterà alle 15:20 sui 1.200 metri di pista piccola impegnati i cavalli di 4 anni oltre. Sono 11 i soggetti al via. Apre col numero 1 Amazur, la prima Siracusa fa quinto, deve sicuramente migliorarsi. Piace di più Capitan Sbudella che è regolarissimo. Ancora Eddie La Spia che non raccoglie da novembre. Fiammeo è un punto interrogativo, militato in altre piste tra Follonica e Pisa, non corre da luglio, sempre su distanza corta. Poi c'è il positivo Glorious che ha una linea sia con Capitan Sbudella sia con Small But Fast che comunque benché alterno ci sta. Macio rientra ad ottobre, Praxedis la prima a Siracusa è arrivato ultimo, non ha fatto bene. Screen City rientra da novembre, era alterno ma vale questi. San Giorgio Cross stenta a dimostrare tutta la sua buona qualità. E Turin di nuovo male nelle ultime due. Insomma, è una corsa che sembra alquanto aperta. Ne parliamo con Erasmo Lopipero che presenta San George Cross. È un cavallo che ci sta, è uno specialista del tracciato e della sabbia. È una vendere molto affollata, dove sicuramente i 60 kg sono un fattore. Speriamo che li porti bene e che quindi possa lottare alla corsa. Altri 10 avversari, chi scegliamo? Glorious sicuramente guadagna peso, è un cavallo di categoria superiore, quindi è il cavallo sicuramente da battere. Macio, se sta bene, è un cavallo che può dire la sua, gli altri sono tutti abbastanza tenibili, sia Screen City, Small But Fast, Capitan Sbudella, sono tutti specialisti della sabbia. E andiamo alla seconda corsa, un handicap di minima sul miglio di pista grande dove sono 8 i soggetti di 3 anni che partecipano al premio Neapolis, un premio sul miglio che vede aprire il numero 1 di Debulking che prova appunto questa distanza, piace la linea Antenor con iniziativa geniale, ha mostrato segni di potenzialità il numero 2 dello schieramento, ad ottobre accenna a miglioramento invece Sopran Ercole che rientra.
Fulva ha fatto vedere qualcosa, va per una piazza. Ipernova, attenzione, meglio l'ultima sui 1009, a forma vale questi. Prodigiosa ribelle stenta anche al rientro. Mister Cuschieri che non decolla. E sentiamo su questa corsa Michele Aparo che presenta The Pool King, e ancora Mister Salvo Gianni che presenta Sopra Nercole. Cavallo sta bene, cioè, rientra dopo una lunga assenza, lo vediamo correre con tutto questo peso. Nei lavori mattutini? Chi Lavora bene, sta anche bene il cavallo. sono gli avversari? Numero uno The Bull King e Antenor, che sono cavalli che già si sono piazzati, hanno corso molto bene, sono loro i cavalli. E tra i pesini? Tra i pesini, invece il numero 7 Iniziativa Geniale, che ha corso bene, ci sta. The Bull King, 62 kg, un po' carico? Sì, abbastanza. Corriamo con l'allievo, fa il discarico di meno 2, però il cavallo è sempre in corsa. Sta Secondo bene. me, sì, secondo me può lottare per la vittoria. Contro chi? Perché? Il numero 2, perché è un cavallo che la penultima la vince, è un buon cavallo. E poi mi piace pure il numero 5. Di Ipernova, perché? L'ultima volta arriva davanti a noi, a differenza di peso sulla sabbia, e ora secondo me c'è sempre 4 kg di differenza. È sempre può stare, ci può stare. Qualche pesino che può Il sfruttare. 7, iniziativa geniale. La quarta corsa del premio Cassibile, handicap di minima sui 1700 metri di pista grande per cavalli di 4 anni e oltre, è una corsa legata all'ippica nazionale, sono ben 11 i soggetti al via. Piace il numero 1 di Rat Muschè, su distanza è andato bene all'ultima, Complimentor cresce ma allunga, Maddamento deve riscattare l'ultima dopo le tre piazze, le tre seconde piazze consecutive, così come anche Blue Iram. Ancora il numero 5, lo schieramento si è messo in tutta evidenza subito secondo a Siracusa, ha mostrato qualità, deve e riprova a ripetersi, sfiora i podi nonno Aurelio, male invece il numero 7 dello schierimento, così come anche l'8 non riesce a raccogliere, si è trovato meglio su questa distanza Lady Cam of Clair, su lunga distanza scusate, ancora Saga Romano nulla a novembre, prova a rientrare mentre stenta De Noble. Su questo campo partenti ci sentiamo ancora Mister Michele Aparo impegnato con Quicksilver. Secondo me qua c'è un cavallo che spicca, il numero 1, Rat Muschè. Poi il 5 è rientrato in questa pista abbastanza bene. E come sorpresa mi piace il numero 2. Complimento. Non mi resta che darvi l'appuntamento, vi ricordo due belle condizionate da 11.000 euro che suddividono gli atleti distanza Siracusa per età, la terza e la quinta corsa, la chiusura, la sesta affidata a Natriz Quartet Quintet. Arrivederci.